Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Cosmos. E io sono Fedro. E benvenuti alla seconda stagione di Xenoblade Chronicles 2. Alla fine ce l'avete chiesta, a noi piace tanto questo gioco, quindi abbiamo detto perché no, proseguiamo con l'avventura di Rex, Pyra e compagnia bella. Sì, una premessa, registriamo questo gioco quando riusciamo, anche perché purtroppo con tutto quello che verrà ad autunno... Sì, probabilmente questi episodi li vedrete per settembre inoltrato, noi lo stiamo registrando a luglio. Sì, esatto, lo quindi registrando... sarà un po' anacronistico su certe cose, però... ci concentreremo come sempre sulla trama. Direi che siamo pronti. Esatto, nel fondale vediamo già il nostro prossimo ambientazione. La prossima ambientazione. Eravamo arrivati all'Uraia, ricordiamo. Siamo arrivati alla morte di Van Damme. Van Damme, purtroppo. È la versione... è un'altra versione di Pyra, praticamente. Non ho scoperto, esatto, che Pyra è un'altra personalità. Chiamata Mitra. Chiamata Hikari Mitra. In giapponese. Esatto, ovviamente il doppiaggio sarà in giapponese ed eccoci qua, tanto un bel po' di pop-up, caricamenti vari. Bene, siamo a Fonsamima, è la città la capitale dell'Uraia. Bene, dai, andiamo verso la nostra prossima destinazione. È un po' che non ci giochiamo, sì, esatto. Quindi... Okay. Bisogna ritornare al villaggio di Garfont. Al villaggio di Garfont, esatto. Difatti. Sì, infatti, allora andiamo a Garfont, dai, così... riprendiamo da lì, Garfont, che era il villaggio in cui viveva il povero Van Damme. Esatto, che è venuto, che ci ha salvato la vita in poche parole. Esatto, e si è sacrificato per noi. E qua abbiamo anche i suoi due colleghi, Zuo e Yu. Esatto, in teoria adesso ci introdurranno anche alla meccanica nuova, quella di mandare via i Blade verso per fare delle determinate robe mentre noi facciamo le nostre cose. Non ti ricordi? Sì, ho capito, le missioni secondarie dei Blade. Ah, Rex, è un piacere vederti. Già, ciao. Non avere quell'aria battuta. Il capo mi ha lasciato un messaggio per te, nel caso gli fosse successo qualcosa. Un messaggio di Van Damme per me. Credi che lui sapesse che... Forse, ma se devo essere sincero, non credo che lo sapesse. È la vita di noi mercenari. Non si sa mai quale giorno potrebbe essere l'ultimo. Quindi non è raro per noi lasciare messaggi come questo nel caso ci succeda qualcosa. Ora ascolta, perché è importante. Rex, lascio i mercenari di Garfond nelle tue mani. Non dice niente. C'è qualcos'altro? No, è tutto. Tipico bandana. Cosa? Nelle mie mani? È uno scherzo, vero? Non è uno scherzo, ragazzo. È la volontà di Van Damme. Ha detto così, niente di più, niente di meno. Beh, voglio dire, non nego che sia un messaggio semplice, ma perché ha chiesto a me di... Il capo sapeva che sei in gamba, ragazzo, e credo che tu abbia fatto una buona impressione anche a tutti noi. Sei una persona onesta e diretta, hai un gran coraggio e una grande volontà, e dai speranza a tutti noi. Non credo che il merito sia solo mio. Forse no, ma c'è qualcosa di speciale in te, ragazzo. La pensano tutti così. Allora dimmi, Rex, farai come ha chiesto il capo? No! Ma che scegliere, davvero? Diciamo di sì. E va bene, lo farò. Ben detto, non mi sarei aspettato altro dalla persona di cui il vecchio Van Damme si fidava tanto. Ma cosa dovrei fare di preciso come capo della banda? Qua. Hai detto che Van Damme non ha lasciato altri messaggi, vero? No, era un uomo di poche parole. Ma sicuramente io e Zuo ti daremo una mano. Non ti chiediamo certo di gestire da solo subito tutte le operazioni. Sì, ho letto al contrario. Tranquillo. Tu occupati solo degli ordini più importanti. Per i dettagli puoi lasciar fare a noi. E poi, vedremo come sarà meglio procedere. D'accordo, credo di potercela fare. Bene, allora lascia che ti spieghi come funzionano le cose qui. La nostra piccola banda riceve incarichi da tutto Allrest. Missioni di scorta, uccisioni di mostri, fino al recupero di materiali e a volte anche di oggetti più piccoli. Ma dimmi una cosa, Rex, mi sembra che tu abbia più Gladius di quanti te ne servano, mi sbaglio? Se hai dei Gladius che si girano i pollici, puoi assegnarli alle missioni come i membri della banda, che sono quei Gladius sfigati che si trovano per sbaglio. Per loro sarà un'esperienza utile e anche tu potrai raccoglierne i frutti.
Sai che c'è, fai una prova, sono sicuro che capirai il volo. Dai, scegli una missione e cerca di completarla. Boh, finalmente. Mamma mia, quanto sono lunghi sti... È abbastanza. Ora puoi accedere al menu mercenari. Sì, mercenari. Ok. Aspetta, adesso mi devo ricordare i tasti. I tasti, è passato un po' di mercenari, tempo. Mercenari, ok. Hai nuove missioni. Prima missione, che sono, possono essere a tempo. D'altro notte ha senso anche mandare i... questi qua rari, perché comunque guadagnano esperienza. Ok, comunque vediamo che ci sono dei requisiti per la missione. Bisogna avere uno di forza o più. Cioè, in realtà questa missione la può affrontare chiunque. Questa qua è tanto per entrare. Sì, è solo per farti capire. Poi abbiamo anche le abilità sul campo suggerite, che saranno dei requisiti che ci serviranno per alcune determinate missioni che le richiederanno. Ok, dai. Anzi, aspetta. Che queste missioni sono a tempo, tra l'altro, se non ricordo male. Sono un po' da gioco da cellulare per me, come idea di per sé. Perché forse, i Gladius staranno via un tot di tempo per risolvere le varie missioni. Ok. Vai. Ah, Perun, ok. Sì, la squadra avrà inviato la missione. Sì, li mandiamo subito. Oh, eccoli lì. Ok, e ci siamo. Perché mi ricordo adesso, perché li abbiamo sbloccati così tanti, perché abbiamo usato tutti i cristalli alla fine della prima stagione. E ricordami una cosa, fare le missioni, che bonus ti dà? Cioè, cos'ha di positivo? Ti danno delle cose in più, servono più che altro per far crescere anche i Gladius. Ok, quindi per far crescere i Gladius e per ottenere degli oggetti. Esatto. Ok. Allora, vediamo una cosa, personaggi. Allora... Siamo... Non mi ricordo, non ho ancora sbloccato la terza slot, giusto? No, mi sa proprio di no per il momento. Credo ancora. Vediamo. Di no, da quel che mi ricordo. Vediamo se è possibile farlo, perché per il momento Rex può portarne solo uno. Vediamo. Assegna Gladius. No, c'è. No, c'è. Bene, perfetto. bene, allora dai, assegniamo. Allora, chi do io a Rex? Ecco, una curiosità, i Gladius in missione si possono comunque assegnare, vero, ai personaggi? Certo. Ok, sono in missione... No, deve aspettare che finisca. Che terminino. Infatti per questo è qua lasciato. Ok. Allora, non so se... No, Corvin non lo do. D'altro che Corvin è veramente broken in questo gioco. Sì, davvero? Sì. Li do Zenobia. Dai, andiamo di Zenobia allora. Ok. Grande Zenobia. Devo dare a Nia... A Nia voglio dargli... Vediamo. Non so se ce l'ha lei. È sua. Di Nia. No, non è di Nia. Allora gli devo fare il passaggio. Devi fare un transfer. Vorrei fare un transfer. Li abbiamo ancora i transfer, che purtroppo sono oggetti abbastanza rari da trovare. Vabbè, lo stesso. Perché voglio dargli una che c'ha Rex. Nim. Usa transfer. Sì. Voglio dargli Nim. Esatto, a Nia. Perfetto, fatto, benissimo. Sì, che poi secondo me è una grandissima stronzata, scusate. Sì, no, potevano semplicemente evitarlo e lasciare che... Quanto mi sei mancata, Nia? Vabbè. Se potessero trasferire direttamente aveva più senso. Ok, bene. Boh, abbiamo tre healer d'altronde. Ottimo, dai. A Tora non posso fare ancora nulla, però in questa parte del capitolo... Non vi preoccupate che queste slot serviranno, avranno il loro utilizzo quando il tempo giungerà. Ok, sono da tornare. Sì, perché questa qua era... Vedi, missione aggiornata. Ok, il volere di... Allora, dobbiamo tornare di nuovo nei mercenari. Prima missione. Oh. Mi danno soldi, il PE e punti mercenari. Punti mercenari, perfetto, ottimo. Ah, ok, si sbloccano anche delle abilità, è vero. Gorg. Ok, ci siamo, dai, perfetto. Allora possiamo andare avanti. Parliamo di nuovo con you un'altra volta. Sembra che tu abbia completato la missione. Bel lavoro, Rex. Il gruppo mercenario ha raggiunto il livello. Devi fare sempre di più per raggiungere il livello più alto. D'altronde sei anche obbligato, perché alcune missioni richiedono proprio... Magari alcune missioni secondarie per trovare alcuni oggetti devi fare questa cosa. Ok, qua. Numero massimo di Gladius è aumentato, tra l'altro. Cioè, quindi possiamo tenerne di più in stock. Sì. Completando le missioni migliorerai la nostra reputazione. Infatti ho visto che c'erano le stelline dell'Uraia. Più alta sarà la reputazione, più missioni avremo. Va bene. Inoltre potrai gestire un maggior numero di Gladius allo stesso tempo. Questo l'abbiamo visto. Mi sembra un'ottima cosa. Questa volta sei stato tu a preparare una missione per me. Ma come farò a trovarne altre in futuro? Beh, vediamo un po'. Noi ti faremo avere qualche missione. Però puoi anche chiedere in città se qualcuno ha bisogno d'aiuto. Sì. Sai, ci sono un sacco di persone che hanno problemi da risolvere.
ti conviene anche andare a vedere come vanno le cose nell'Argentum o nel Gormoth. Bene, vedrò di ricordarmelo. Ho ancora un piccolo consiglio da darti. Missioni diverse hanno obiettivi diversi e ogni Gladius ha i suoi punti di forza e di debolezza. Yes. Se fai attenzione alla composizione della tua squadra, potrai risolvere la faccenda più in fretta. Sì, maschi, femmine, attacco, difesa, tipi, tutte quelle robe lì. Controllare i pregi e i difetti di ognuno per completare le missioni in modo più efficiente. Ci sono. Sembra che tu abbia capito cosa fare. Per ora cerca solo di completare quante più missioni puoi. Quando ci avrai preso la mano, passeremo oltre. Dalle volte andrai contro di loro per, come sfida. Devo superare delle prove anche se sono il capo? Proprio così. E ricorda, se hai dei gradius di troppo, non esitare ad assegnarli a un sacco di missioni. Esatto. Non credo che finiremo gli incarichi tanto in fretta. Il mondo è pieno di persone a cui servono dei mercenari. D'altronde penso proprio che li puoi anche rifare. Ah, addirittura? Sì, mi sembra di sì. Aiutare la gente bisognosa. È questa la cosa a cui Van Damme si era dedicato. Dovrò lavorare duramente per fare di questa banda di mercenari un gruppo di cui sarebbe andato fiero. Così si parla, Rex. Contiamo tutti su di te. Continua così. Oh, ok. Scusate ragazzi, perché ovviamente questo gioco ha veramente tantissimo. Sono tanti. Il volere di Van Damme, missione completata. Ok, sì, ogni tanto. Che poi io ripeto, questa melodia mi ricorda tanto quella di Ritorno al Futuro. Tan, tararan, tan, tan, tan. Oh, cazzino. Ok, quindi dobbiamo tornare all'argento. Ora sei a capo del gruppo di mercenari di Garfond. Congratulazioni. Vediamo di ricapitolare. No, non me ne frega nulla. No, di tutto. Fambrodo. Bene, allora dobbiamo tornare a Fonsamima, ora se non ricordo male, prendere la nave per tornare all'Argentum, anche se in teoria si potrebbe fare lo stesso, sì, ma vabbè. In realtà si fa solo questa parte qua, si fa perché è una questione di trama. Sì, sì, certo, assolutamente. Dobbiamo andare a Fonsamima, ok, sì, va benissimo, anche lì al teatro Mimoma. Che dove abbiamo c'è anche una cosa, un social link. Ah, dai, sì, andiamo, sì. Andiamo, dai. Tanto andiamo lì. Per raggiungere questa destinazione, assolutamente sì. Che bella la musica di Garfond. Comunque, a me piace più una più avanti. So qual è, e la sentiremo. Ah, ecco, adesso cominciano già a fioccare le missioni dei mercenari, vedo. E niente, dai, andiamo a vedere cosa dicono qui al teatro, nel dialogo empatico. Ah, no, perché parla in realtà. Ah, perché okay. Le sono voice acted. Ok, ok, quelle. Ok, pensavo. Ah, è lì. Non dire solo questo, Dromark. Come la sfotte, Drex? Tantissimo. Quanto mi sei mancata, eh? Ah, è vero che il Gormoth e il Morardain. Sì, non se la stanno passando molto bene. Esatto, ricordiamo che c'erano le navi del Morardain quando avevamo visitato il Gormoth. È vero che Tora parla. Signore Pon, lo zio Pon. Esatto. Ah, quanto bello sta stando. Molto. Queste qua sono fatte tutte da Ace poi. Ah, dai. Tutte le field sono fatte da Ace. Ah, non sapevo questo. L'aveva detto Coso stesso. Come Mitsuda, Yasunori Mitsuda. È chiaro. Ah, è vero, abbiamo già un hint su come sarà il Morardain. Sbaglio. È il vento. Sì, sì.
D'altronde Gormoth c'ha tantissima natura. È vero, è proprio l'esatto contrario del Morardain. È vero, è vero. Il Morardain lo vedremo molto a breve, sì sì. L'impero del Morardain, avevamo incontrato Morag. Che poi in giapponese si chiama Spervia, in teoria. Ok, come sempre, nomi completamente diversi. Non deve avere fretta. Per il suo gente, mi piace come tiene le mani. Le braccia. Mi è d'accordo. Comunque bello perché spiegano un po' praticamente, sì, fanno un riassunto di tutto. Sì sì, della situazione politica. Che anche l'Uraia è comunque mese e mezzo. Sì sì, e c'è sempre un po' di casino. Un po' più. Che se non ricordo male il Gormoth è una sorta di colonia della, del Morardain. Sì sì, per adesso sì. Mentre l'Uraia è proprio in guerra col Morardain. Esattamente. Sua maestà. Ah, la regina di Uraia. D'altronde è la regina di Uraia la si vede. Sì, caso. Sì, sì, la si vede. È brutta da morire, però la si vede. È guerra sia, aspettiamo ancora un po'. Dai, io direi, è guerra sia. È più Dania una frase del genere. L'ha fatto apposta perché è la risposta sbagliata, infatti. E avete dimenticato le battute. Il nonnetto. Eh sì. Molto istruttivi. Sì, non siamo stati molto istruttivi. Beh, non ha tutti. Nia sempre incazzata, come sempre. Una produzione di Tora e Poppy. Ok, dai, andiamo verso la nave. Andiamo verso la nave. Andiamo verso l'Argentum. In teoria sì, dovremmo riuscire a vederlo il Morardain. Se non è questo, è nel prossimo. Mi sa che ci metteremo un due episodi. Perché succede un'altra cosa. È vero, prima. Sono un po' di cose da fare. Bisogna ritornare a Gormoth, in teoria. Se non mi scordo male. Posso fare un... Lanciarti i giudici? Ah, è vero, perché c'è il Falling Damage. Qua c'è il Falling Damage, attenzione, perché non siamo in Gravity Rush, quindi qua... Purtroppo. Se si cade, ci si fa del gran male. È bella gran... Comunque, ecco, una cosa che io ho sempre apprezzato, forse l'ho detto anche negli episodi precedenti, di Xenoblade, cioè, sono le città veramente grandi, veramente enormi da esplorare e... Adesso mi devo ricordare come arrivare là. Guarda la mappa, direttamente, magari a un punto di trasporto più vicino, così almeno... Ah, devo andare sopra lì, bisogna fare un po' un bel giro, però è pazzesco. Ma voi siete uguali. Eh sì, sono due gemelli, due Nopom gemelli. Kaizar, questi si stanno allenando. Oh, vai. Torre. Che bel design. Ecco, questa è una delle meccaniche che io già dicevo non ho apprezzato particolarmente, il fatto di dover avere delle abilità per aprire i forzieri, non mi ha mai fatto impazzire più di tanto. Ok, adesso... Bisogna scendere giù. Giù, ok. Sì, qua era dove siamo arrivati prima, alla fine, alla fine della scorsa stagione. Esatto, perché esatto. Lì sopra siamo andati contro... Contro Malos. Contro Malos, Metsu. E anche contro Akos. Akos e Malos, esatto. Alloggi della Guardia Reale. Oh dai, ci stiamo avvicinando. Sì, sì, sì. Mi sa che... No, eri giusto dall'altra parte, sai. Mi sa che ti dava... C'era le scale dall'altra parte. Sì, sì, sì. Ho visto che di qua, in teoria, puoi proseguire. Fan brodo. Esatto. Vedi, il bello di sto gioco è questo, che ti puoi andare dovunque. Porto di Fonsamima, ok. Sì, sì. Mi sa che questa qua, sai, la nave, quella lì. No, è questa, mi sembra. Questa. Ah, sì, sì, è vero, è vero. Ok. Oppure no. Vediamo. Pilolo. Ah no, ah, no, quella è l'ultima in fondo. Ok, ok. Eccoci. No, ancora. No, quell'altra. Sono proprio un deficiente. Vabbè. Ciao Momo. Eccolo qua. Lei nudo sto dopo. Questa nave PON va a Goldmouth Argentum. Recuperatori viaggia gratis. Sì. Ah, sì. Adesso mi ricordo cosa succede. Bisogna andare all'Argentum e dopo si andrà di nuovo a Gormoth. Vedremo. Bene. Noi salpa adesso. Oh. Ma questa è tipo una nave nell'acqua. Che dopo vola. Dopo vola, esatto. Perché è un titano. Vero, vero, vero. Che è un titano chiuso, tra l'altro. Oh, la musica dell'argento.
il Siluraya, l'Uraya, non il Gorgon. E l'Argentum, ecco, la musica sta piovendo, eh sì. La musica dell'Argentum, forse l'avevo, probabilmente l'avevo già detto, mi ricorda tanto quella di un film di Miyazaki, cioè sì, tanto ma è da... molto anche molto happy going. Vero? Oi, Rex-ma! Ikitete no kamo? Nanka ippai otomo tsurete no? Anta, kekko yumeijin nan da ne. Ma, koko de no shigoto mo nagai kara ne. Sate to 俺は帝国行きの船の手配してくるから。みんなは先に宿に行っててよ。オッケー。じゃ、後でね。オッケー。オッケー。Allora, le navi per l'impero Ardainiano salpano dal ponte di volo della Goldmouth al quarto piano. Quarto piano. Ok. C'è un banco della citazione dove possono noleggiare una nave. Meglio muoversi. Hai. Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Ok, siamo da soli perché gli altri, certo, ci hanno abbandonato. Però Pyra è rimasta con noi. Certo, anche Finch, vero, e anche Zenobia. Eh beh, ovvio, se si sono i nostri Gladius non possiamo separarci da loro. Si fa un po' ridere comunque questa atmosfera minacciosa col temporale, con intanto questa musica di sottofondo. Un po' diciamo, c'è una sorta di... c'è Bana di là. Sì, certo. Vediamo cosa dice quel basta. Oh no, no. No, non c'è in questo momento. No, no, no. Non è neanche qua. No. Ah, qua ci sono le sue. Ma. Ragazze. Sì, ma per forza non c'è. Sì, bastardo, sì, sì, di un bana. Hele hele. Hele hele hele. Come caspita? Hele hele. Hele hele, mamma mia. Sedar. Talulu. Cioè, comunque i Nopon hanno dei nomi veramente assurdi. Per assurdo, Tora è quello che ha il nome meno strano. Ok, la salire. Allora, teoricamente è qua, qua, esatto. Ma è tornato il sole in un attimo? Se qua, no. Se si fa tutte le secondarie, si può aprire sta porta. Ah, ci sono tesori all'interno, sì, ovviamente. Sì. Se ci fosse il sole da dentro. Si vede che è così l'animazione. No. In teoria qua ci sono le carote e robe varie. Andiamo. Ah, sì, un po' di coccinelle. Insetti. Come dico sempre, ragazzi, collezionate tutto, tutti i punti, perché vi servono in futuro. No, infatti, è vero. Allora, qua c'è la nave. Dai, da Murmur, vediamo cosa dice. Sto cercando una nave che sia diretta in Morardain. C'è posto sulla tua? Tu non preoccupa, me ha tanto spazio. Tu viaggia solo. Più o meno 6 persone, direi. Me. Grosso gruppo Pon. Me offre sconto speciale per gruppo Pippon. Tu ti sali a bordo quanto vuole per 4.000 gold totali. Io sono un recuperatore comunque, viaggio gratis, vero? Ah, brutto scroccone. Ma scusa, è giusto. Ah, Murmur non accorta. Ah, quindi una femmina. Se così, me fa sconto. Prezzo è 3.000 gold. Quindi 1.000 euro. Anche io pensavo fosse un uomo. Cioè un uomo maschio. Un uomo mi ha tanto. Ah, quindi viaggiamo gratis? Non viaggiamo gratis? Me. Quanti tu detto che viene a bordo? Siamo 6. Forse di più. E quanti recuperatori? Solo io. Quanti non recuperatori? Parecchi. Ora fa 3.000 gold. Okay. Allora fa 3.000 gold. Murmur dispiace, me con cuore Pon gentile, ma anche gentilezza limiti. Vabbè, ci tocca bene, siamo ricchi da far schifo. Grazie. Potremmo anche pagare 1.000 gold in più per Rex. Tu fa Murmur sapere quando amici Pon pronti e noi salpa in balena. È difficile contrattare con i Nopon dell'Argento. Sì. In Uraya ottenere uno sconto e una passeggiata. Beh, sono una gilda di mercanti, grazie. Bene, sarà meglio che torni dagli altri alla locanda. Ok. Biglietto di viaggio. Dai, andiamo dagli altri. E poi siamo pronti ad andare. Quando arriva Ascensore Pon, intanto. Belli dialoghi che si possono sentire. La locanda, in teoria, dovrebbe essere sotto l'hotel, giusto? Sì, è il piano di sotto, guarda. Te lo segna anche la mappa. Che Mocici. O Cici, vai, perfetto. Secondo me se ti butti da qua, no, ok, vai, sì, qua. È lì, sì, vai, sì, dritto da qua. Apposta. Pesce pescoso Kitoto, ma da Kitoto c'eravamo già stati, mi ricordo. Mm-hmm. Ok, eccoli qua, i nostri compari. Yes, è mia. D'altronde Rex ha questa voce da ragazzino, ma lui il suo attore è tipo 50-60. Madonna! Sì, tutti lo chiamano la voce giovane.
Sì, in effetti è il primo momento in cui si rilassano un attimo. Beh, d'altronde da qui è partita la nostra avventura, potremmo dire. Ah, mi ricordo questa scena. È una bella scena. Me la ricordo. Sì. Più anime di così. Adoro proprio nel casco. Ma lui mi fa scherzare col cappellino la notte. Fantastico, Dromark. Ma Dromark è uno dei miei preferiti in assoluto. E odore de femmina giù come cantava. L'imbarazzo totale. Poi Hikari neanche, cioè Mitra neanche parla. Ecco. L'ha chiamato Entai proprio. Ma quindi però vuol dire che Paira stava dormendo con lui comunque. Sì, è Paira che è andato. Però non sonnambulismo fosse davvero venuta di qua. Ah, probabile. Povero Rex, per una volta che non c'entra nulla. Sei rimasto malissimo. Vabbè, ma non è colpa di nessuno. Senti che parla. Mamma mia, quanto adoro i dialoghi in sto gioco. Bellissimo. Veramente troppo pazzesco, no, meraviglioso, no? È un po' cringe, ma sì, però è il cringe simpatico, esatto, il cringe. Classico, il cringe d'action. Anime, sì. Dai, allora qua siamo pronti a partire. Komura. Ah, ohayou gozaimasu. Sakki wa gomen nasai. Hikari-chan neboukeru to haikai suru kuse ga. Oddio, ci è mancato poco. Ma solo un oggetto. Ma solo. Gli ha lanciato le tazze addosso. Ah, che bello essere giovane. Sì, con queste inquadrature veramente. Li hanno veramente sessualizzati, forse un po' troppo i personaggi. Sì. Probabilmente se fosse uscito su Sony PlayStation 4, no, figurati. Avrebbero. Ah, l'ha detto, lo dice anche lui. La giovinezza. Avrebbero ridotto il seno di Pyra. E parte la ship. Sì, esatto. La ship tra Dromark e Azzurda. Bene, dai, siamo pronti. Adesso possiamo andare verso la nostra nave. Ma potremmo davvero partire per il Morhardine? Chissà. Sì. chissà. Who knows? No, adesso la trama, tra l'altro, a breve prenderà dei belli discorsoni. Morhardine molto... è dove proprio inizia. Ecco, tra l'altro, parlando di Morhardine, si sposta la scena. Morag. Ah, Morag. Melef. Isabel, vero, il suo Gladius? Come si chiamava? Perché Isabel? No, è Brigid. E invece in giapponese è Kagutsuchi. Perché mi hai detto che parla Isabel? Animal Crossing. Non ti immagini avere Isabel come Blade? Oh. Wadatsumi. Hai.
ただいま帰還いたしました、皇帝陛下。ご苦労様でした。Brigid, vero Brigid? Non so perché non fai. Hisashiburi da me, Kagutsuchi. Che Gladius sfigato che c'ha, però. No, è un figo lui. Però boh, di aspetto sembra uno boh, a me piace un sacco. D'altronde lui c'è anche nel prequel. Ah! Yahari honmono deshita ka? Hai. Shounen desu ka? Kakkou kara Salvager no you deshita. Parano di Rex. Zehi ichido atte mitai desu ne. Onozomi to araba. Come sto sta leggendo, scusa, eh? Ma non c'è scritto veramente qualcosa? Sì, sì. Però non si riesce a leggere. La torna ha colpito ancora. Jin. Lo so anche lei. D'altronde, la voce giapponese di lui è la voce del protagonista di Persona 3. Ah, dai, è lo stesso. Infatti anche Persona 2 è sempre lui che fa la voce. Sovrano del Morardain, lui è il re. Fratello di Morag. Ha la voce tanto da adulto, però, per l'aspetto che ha effettivamente. Vero, anche questo, Jin è proprio... Giudizio, me lo ricordo. Vero. Anche perché i rapporti sono piuttosto tesi. Esatto. Da un filo molto sottile. E così si scopre che Morag è legata strettamente alla famiglia reale del Morardain. Te ne ha detto anche di più più avanti. Sì, ma poi lo vedremo. Non spoileriamo niente, certo, per il momento. Io do solo l'int. L'int sul futuro, no, ma la trama ha ancora tanto da dire. Mamma mia. Ha tantissimo da dire. Da dove ha detto che salpano le navi per l'impero ardainiano? Ponte di volo della Goldmouth, quarto piano. Ricevuto. Andiamo allora? Impero Ardaniano, magnifico, Pon. Tora non vede ora di arrivare. Oh, bene. Bon. Bene. Ah, formazione del gruppo è cambiata, giustamente. Come prima. Ah, Nia è sempre con un livello più avanti. Bene. Abbiamo di nuovo il nostro gruppo è completo. E con questo noi ci fermiamo qui per questo episodio. Speriamo vi sia piaciuto. Noi di aver ripreso Xenoblade Chronicles 2 siamo felicissimi. Esatto. Speriamo che siate contenti anche voi, visto che ce l'avete chiesto. Esatto, lasciate un like, lasciate un commento, dite la vostra. Se volete chiacchierare sul gioco, venite sul nostro server Discord, di cui vi lasceremo il link in descrizione. E nulla, ci vediamo alla prossima puntata. Buona serata, ragazzi. Buona serata. こんなものがあっては先に進めませんね。ねえ、これってバンダムと言った大噴気口にあったのと同じやつじゃ。間違いない。あの時と同じものじゃ。それなら。うん。スザクの力ならきっと。いいよね、バンダムさん。レックス。